Il volto è quello rilassato, perché una settimana pre-derby è pesante per tutti, soprattutto per i giocatori. Sì, è stata una settimana, ma bella, bella, bisogna goderselo queste settimane, queste giornate di sport che veramente vedere un pubblico così da tutti e due lati è stato proprio bellissimo. E fin da piccolo voglio giocare queste partite, quindi è stato bello, soprattutto vincerlo e giocare come abbiamo giocato, soprattutto, no? È stata, come detto, una settimana pesante perché non si doveva mollare la presa, sempre concentrati, sempre sul pezzo. La partita però ha detto che l'Aquila ha strameritato dal primo all'ultimo minuto. L'ha Sì, detto anche Ferrazzoli, eh. penso che non ci sono dubbi. Qualcuno che ha visto la partita si vede chiaramente che siamo stati superiori a livello di gioco. Penso che l'abbiamo preparata bene durante la settimana e tutti, anche chi ha fatto un minuto, ci ha dato il massimo. Quindi questo si è visto in campo e quindi siamo molto contenti. Un'analisi che faccio a te, l'ho fatta anche a Simone Bernardini, quando il mister si volta in panchina, vede tanti giocatori, il livello non si abbassa mai e qualche volta addirittura tende ad alzarsi. Sì, questa è la chiave, diciamo. Sappiamo che abbiamo una rosa costruita con grandi giocatori e in questo momento magari sta trovando un po' meno di spazio, magari qualcuno che all'inizio stava giocando, però questo fa parte del gioco e quindi dobbiamo essere tutti disponibili a disposizione perché la causa è comune. Il mister ad un certo punto ha pensato al sodo, mettendo una difesa a 5, falso 9, Banegas, evidentemente non è il tuo ruolo naturale, giostri meglio col pallone sul lato destro per poi andarti a prendere lo spazio. Questo vuol dire sacrificarsi per questa maglia. Sì, assolutamente, mancavano 5 minuti e giustamente un derby che c'è tanto, tanto in palio non vuoi perdere il vantaggio, quindi però penso che anche lì abbiamo avuto qualche ripartenza che potevamo ancora allungarci, quindi anche è stato molto bravo il loro portiere, quindi penso che qualsiasi posto comunque come la domanda che mi facevi, se mi fa fare la punta la posso fare tranquillamente. Domenica il bivio decisivo per un percorso, io ho detto tortuoso, perché le squadre sono tutte forti, ecco, però domenica evidentemente c'è insomma, la svolta più importante con una squadra fortissima. Sì, sappiamo che andiamo a giocare in uno stadio che non c'entra niente con questa categoria, andiamo a giocare contro la capolista, ma noi massima umiltà a fare la nostra partita e ce la giocheremo sul campo come abbiamo sempre fatto con tutte.